In alto i boccali, è tempo di solviate a tutta birra. Curare il paese come casa propria, missione possibile. Ciclisti della notte, torna la numero uno. Cinture nere anche a scuola, lo Scorpion premia campioni. Per lo sport, un'estate tanto calda quanto ricca di soddisfazioni. TG di Solviate, ben ritrovati, edizione di luglio. C'è una rinnovata aria di festa a Solviate Lona questo mese. Su tutti, per un numero di partecipanti e durata, Solviate a tutta birra. Due fine settimana allungati al giovedì, ricchi di musica e piatti tipici, annaffiati naturalmente da birra a volontà. Siamo a metà della festa della birra, finora va tutto bene, come possiamo fare come primo bilancio? Molto positivo, soprattutto il giovedì tante persone sono venute, siamo entusiasti e anche un po' stupiti perché comunque il giovedì è sempre una serata, il primo giovedì soprattutto, una serata di partenza per noi. Invece siamo andati subito alla grande, è venuta tantissima gente, quindi direi un bilancio molto positivo. Il clima forse quest'anno ha aiutato un po' di più degli anni passati, nel senso che non si è avuto il grande caldo, quindi la birra è andata un po' di più. Sì, faceva caldissimo lo stesso, però è andata bene. La prima sera o la seconda forse ha anche piovuto proprio nel momento giusto, cioè a fine serata, quindi ci è andata benissimo. Sonia, però sappiamo che naturalmente non fai tutto da sola, siete un gruppo bellissimo e affiatatissimo, presentaci qualcuno. Allora, in realtà quest'anno ho fatto ben poco, lo ammetto, per impegni precedentemente presi, mettiamola così, quindi la festa l'ha fatta praticamente tutta Alessia, con l'aiuto di tutto il gruppo ovviamente, però è sempre lei che tira le fila del gruppo e sa rendere questa festa bella, organizzata e sempre piacevole per tutti quanti. Alessia, cosa ci hai preparato quest'anno? Allora, quest'anno ci sono state tante novità. Vabbè, oltre ai soliti gruppi musicali che sono stati effervescenti, abbiamo dato degli impulsi nuovi nel reparto cucina. Quindi gli arrosticini di pecora, che sono stati per il primo weekend la parte fondamentale, con le costine e le cotolette, l'orecchia d'elefante, le famose cotolette alla milanese. Sono state una bella sorpresa perché hanno riscosso un grande successo. In particolare, qual è il piatto preferito? I piatti classici o forse più quelli nuovi? Una bella lotta, perché la salamella vince sempre su tutti. I calamari fritti stanno dietro a ruota e poi direi che come novità assolutamente gli arrosticini e le cotolette hanno dato moltissimo. Poi naturalmente, senza far torto a nessuno, sappiamo che le salamelle e l'arpolocco di Solviate sono difficili da battere. No, però abbiamo avuto dei grandi maestri che ci hanno insegnato negli anni, quindi poi ci sono stati parecchi allievi, bravi allievi che si stanno impegnando e hanno dato del loro meglio e devo dire che adesso vengono perfetti. Abbiamo raggiunto noi la chiamiamo una macchina da guerra, perché veramente la cucina parte da sola, autonoma, ed è uno spettacolo vederla lavorare. Sono d'accordo, tant'è vero che adesso andiamo a scoprire qualcuno che lavora in questa cucina. Cosa importante, ricordiamola, tantissimi prodotti sono fatti a mano, vero? Compresi brezel. Sì, sì, fatti a mano, gli arrosticini, ricordiamo gli arrosticini che arrivano dall'Abruzzo, anche loro quest'anno per la prima volta un'esperienza nuova, sta andando molto bene, come è successo per il toro, lo stesso anche loro arriva dal di fuori, quindi è tutta roba fatta a mano alla giornata. E la festa dell'albira naturalmente non può che partire dalle birre. Modis, raccontaci. Cosa avete proposto quest'anno? Allora, quest'anno la scelta che ha fatto la Proloco è stata una scelta di cambiare un birrificio con un altro, per cui abbiamo aggiunto una serie di birre anche ospiti. Abbiamo avuto una birra alla menta nella prima settimana, questa settimana abbiamo una saison che si chiama 1972 in onore del record di Mennea ancora. Sono tutte birre molto varie che coprono, diciamo, il 75-80% degli stili di birra in giro per il mondo e offrono un certo gusto per qualunque necessità uno abbia, da una birra un po' più morbida che potrebbe piacere un po' di più alle donne, piuttosto che a birre parecchio luppolate che sono un po' il gusto di chi magari preferisce una birra molto amara o questa tipologia di birre. Tu che sei la cassa, che impressione ci dai della festa? Benissimo, devo dire che la cosa che mi piace di più è che nonostante arrivi sempre tanta gente molto scaglionata, i nostri in cucina sono stupendi, anche nei momenti di punta l'attesa è stata non superiore ai 30
30 minuti e me ne vanto di questo, quindi la gente ha piacere a venire da noi perché fa poca coda, aspetta poco e viene servita in modo ottimo, perché oserei dire che è una festa di qualità, sia le birre che il cibo sono di buona qualità, ci fanno tutti i complimenti e noi ne siamo molto orgogliosi. Cosa vi ha spinto a venire alla Polocco? Io sinceramente mi diverto tantissimo, è un gruppo fantastico ed è veramente una bellissima esperienza di volontariato. Barbara, anche tu non te la sei scelta tanto facile, perché come inizio la festa della birra non mi sembra una cosa da poco. No, assolutamente, però diciamo che appunto qui ci si diverte tutte le sere, c'è una bella compagnia, i gruppi fuori che cantano sono sempre fantastici, ci divertiamo, balliamo, ridiamo, scherziamo tutte le sere, è sempre una festa. Al lavoro, prima ancora dell'investitura ufficiale, l'assessore all'ecologia Fiorella Cometti non si tira indietro nel confronto diretto con i cittadini. Già dopo le prime settimane di lavoro, diverse le iniziative avviate. A tempo stesso però anche i primi nodi da affrontare. Se vi dico che questo progetto è partito a Venezia, sta partendo a Firenze, è partito a Milano, è partito in alcuni municipi a Roma, cioè, quindi in realtà anche molto grossi, per non parlare di Bustarsizio, Trentone, Varese, eccetera, che è, uno dice, ma più la città è grande, no, qua funziona a pezzettini, quindi nella zona, quindi tante zone, è chiaro che poi il comune di Venezia in questo momento è veramente attivo e funziona, in quelle zone lì c'è un calo dei furti e delle truffe rispetto alle altre, vi dico che sì, funziona. È chiaro che bisogna prestare un pochettino di attenzione. Quando il gruppo è costituito ci sono quei cartelli che verranno messi in zona, quel cartello che ci si è inventati nel 2010 è un cartello che è carino, perché cioè, è quello che va a dire attenzione, qua in questa zona si fa un controllo informale e segnaleremo alle forze di polizia i comportamenti o le persone sospette. Sappiate che di quei cartelli lì sono in giro adesso in 441 comuni italiani, 160 di regione Lombardia e una quarantina della provincia di Varese, aspettiamo che Sobbiata parte. Qua sulla valle c'è, ormai mancava solo Sobbiata, perché da Castellanza a Castiglione Orona cioè, il controllo di Senato è partito un po' da tutti. Chiaramente questo è un inizio, come dicevo prima, poi c'è un modo di comportarsi che deve cambiare, tant'è che molti mi dicono, anche chi è già un po' aoggiato, come andate, sai che abbiamo cominciato a risalutarci, solo il buongiorno, il ciao. Sembra una stupidata? Non è una stupidata. Di dire, perché finché adesso con loro che hanno il bambino piccolo, magari c'è anche il mio che è piccolino, possiamo confrontarci a scuola, incontrarci, altri, magari non hai queste occasioni, è un po', magari non hai occasioni per incontrarti al di fuori di casa. E anche solo semplicemente dirsi buongiorno e ciao è una cosa che aiuta nelle relazioni. Gente che mi dice, come andate, adesso che è un po' che sono dentro, ho capito come funziona, prima arrivavo da lavoro, mi infilavo direttamente con la macchina nel box e chiudevo, adesso faccio un giro un po' più largo, vado, controllo, so che in quella casa c'è quella persona anziana, faccio un giro un po' più largo, vedo come sempre, guardo dalle fuori e poi entro nel box. Va bene, cioè qui continua a fare, stai un pelino più attento, perché poi spesso negli orari in cui si rientra, che possa essere 5 del pomeriggio di inverno o spesso ancora adesso che arriva l'estate, dopo le 20, di rimbrunire, sono gli orari in cui questi qua approfittano, no? Per entrarci in casa. E poi delle truffe sono a metà mattina e le primo pomeriggio, le 2:30, quindi anche quelle situazioni che bisogna prestare attenzione. In effetti è verissimo, si concentrano il mattino dalle 10 alle 12, pomeriggio dalle 17 alle 20. Vi posso salutare? Grazie. Comunque siamo qua, ci sono pioggiate, quindi siamo...
Per la gioia degli appassionati di mountain bike è ritornato l'appuntamento con la numero 1 Dark Road. La notturna di mountain bike ha prontamente richiamato un grande pubblico. Nonostante i tempi stretti a disposizione del GS Solbiatese, corridori e pubblico non si sono fatti pregare, regalando una serata suggestiva. Comunque ringraziamo tutti quelli che sono qua, i partecipanti alla gara, gli ospiti che sono arrivati. Spero che sia una gara tranquilla, felice, divertitevi e soprattutto correte. Dopo alcuni anni, uno degli appuntamenti più importanti per lo Scorpion Karate ritorna a Solbiate Olona. La cerimonia delle borse di studio consegnate ai primi meritevoli della società ha così potuto contare anche sul calore del paese. L'impegno profuso tra tutto l'anno sportivo che si è appena concluso non è stato di intralcio ai vostri percorsi di studio, anzi le pagelle che avete consegnato allo staff di direttivo hanno dimostrato l'esatto contrario. Lo sport, oltre a far bene al fisico, fa bene anche alla mente e in particolar modo il karate aiuta la concentrazione, la memoria, la fiducia in voi stessi e tutti gli elementi indispensabili per il vostro studio. Il nostro motto si può dire che si può fare, nel senso che fare sport e andare bene a scuola abbiamo visto e dimostrato anche dai nostri ragazzi che si può fare. Allora, intanto sono onorato di essere qui, grazie anche a questo inaspettato invito sul palco. Siamo anche onorati come amministrazione di aver dato il patrocinio, perché hai detto tu prima, avete detto voi prima, famiglie, ragazzi, genitori, scuola, ragazzi che sanno coniugare gli impegni scolastici con l'attività sportiva, un'attività sportiva che fa bene, aiuta anche la concentrazione, borse di studio, è veramente un mix ottimo e ottimale.
Non è la prima volta che veniamo alla cerimonia per le consegne delle borse di studio dello Scorpion Karate. Quest'anno però c'è una novità che a me personalmente fa molto piacere. Siamo tornati a Solbiate, Elena, giusto? Esatto, io ho riformulato nuovamente la mia richiesta all'amministrazione comunale, come tutti gli anni, per poterla fare qui a Solbiate, e quest'anno ho avuto l'onore e il piacere di portare questo evento a cui ci tengo, a cui cioè, mi sta proprio a cuore. Riportarlo a Solbiate, e quindi grazie all'amministrazione comunale di adesso. Veniamo però alla cosa veramente importante: che annata è stata per lo Scorpion? È stata un'annata abbastanza importante, ricca di impegni, devo dire abbastanza faticoso conciliare comunque quello che è la nostra attività lavorativa principale, poi quella che facciamo con passione, che è appunto quella del karate, dello Scorpion Karate, però che regala sempre delle grandi soddisfazioni, delle grandi emozioni, e ci riempie pieni di orgoglio, insomma. Abbiamo visto una carrellata di ragazzi attivissimi nello sport, nello studio, ma a volte anche oltre. Sì. Cosa vuoi dire a tutti i ragazzi di Solbiate, a chi vuole avvicinarsi a questo sport? Allora, dico ai ragazzi di Solbiate che quello che ho detto stasera, che tutto si può fare se lo vogliamo. Noi siamo pronti a supportare tutti i ragazzi che vogliono magari approcciarsi a questa disciplina e hanno voglia magari di sognare insieme a noi. Noi abbiamo tanto da dare ancora e speriamo che nel prossimo anno riusciamo anche ad andare oltre a quello che è stato l'anno passato. Emozionante, ma che mi trasmette soprattutto tutto l'impegno, la voglia, la gioia di questi bambini, di questi volti sorridenti, e anche tanto impegno, perché allenarsi tutte le sere, una sera sì, una no, un po' Elena mi raccontava le loro vicissitudini, significa anche una grande esperienza per la propria vita, insomma, per quello che poi ci riserverà la nostra vita, e quindi complimenti veramente, e a loro che si dedicano con tanta passione ai ragazzi. Come diceva Pamela, è una bellissima cosa, organizzata bene, sono contento di vedere tanti ragazzi partecipare. Innanzitutto grazie. Grazie perché è veramente una bella manifestazione, ma la cosa bella che sento è l'aria che si respira qui. C'è un clima familiare dove i ragazzi crescono in famiglia, ed è una cosa, direi che proprio una cosa bellissima, perché quando si riesce a unire sport, famiglia e quello che è poi la scuola, è il massimo, perché i ragazzi crescono con l'obiettivo di portare avanti un ideale, che è quello sportivo, ma di portare avanti la propria cultura. Sempre un po' di emozione qua quando vedo poi Andrea. Però per tutto quello che ha fatto quest'anno, perché Roberta, cioè lei ormai è una signorina, però il karateggi fa paura, nel senso che si allena tutti i giorni, quest'anno ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto un sacco di risultati, noi siamo molto felici. Quindi proprio per questo, lo che sai molto pianza, ti prima con una borsa di studio, che userai come meglio credi, ok? Grazie. Per la cronaca è tutto, adesso passo la parola a Lucio. Grazie Giusy. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, di fronte a 3.000 spettatori, insieme a Milano con il nostro Marcone Colombo, si sono riconfermati campioni d'Italia per la terza volta consecutiva, affrontando in finale i Guelfi di Firenze. La partita è terminata con il risultato finale di 28-62 per insieme a Milano. Lo scarto finale nel punteggio non dice la verità su quello che è avvenuto in campo. Per buona parte della partita le due squadre si sono affrontate alla pari,
con insieme sempre in vantaggio e i Guelfi pronti a rispondere punto su punto ai campioni d'Italia. Insomma, due grandi squadre per una serata spettacolare. Grandissima prova della scorpioncina Sofia Zodda alla sua prima esperienza alla Coppa del Mondo Under 12, che dopo aver disputato 3 incontri si è dovuta arrendere in finale per il terzo o quinto posto, conquistando comunque un bellissimo quinto posto. Ottime anche le prove di Roberta Dominici e Dorotea Bertelli. Grande successo sia per gli Open Day che per la presentazione delle squadre simbolo dell'UC Solbiatese, la rappresentativa femminile e quella neopromossa in seconda divisione. Grandi successi anche per Giovanna Rogora, che in mountain bike conquista il terzo posto ai campionati regionali e vince la gara su strada a Villa d'Osia. Dall'11 al 14 luglio si sono svolti presso la piscina di Milano Mecenate i campionati regionali estivi, riservati a diverse categorie, con ben 7 atleti della Solbiatese Nuoto. Risultato di rilievo per Alice Massi, classe 99, categoria senior, che al termine di un'ottima gara si è aggiudicata l'argento nel 1500 stile libero. Come ogni anno sul sito e sulla pagina social della Consulta Sportiva troverete un elenco di libri sportivi da leggere sotto l'ombrellone. Con questo è tutto per lo sport, ridò la linea a Giussi. Grazie Lucio. Prima di lasciarvi, anche quest'anno vorrei rinnovarvi l'invito a inviarci immagini e video delle vostre vacanze. A settembre potremo così rivedere i ricordi della vostra estate.